piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di domenica, giornata corrispondente al sole, come si evince ancora dal termine inglese Sunday, quindi giornata di pienezza, giornata di massima realizzazione, giornata di gioia, ma una giornata particolarmente importante ancora per i segni di terra. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, domenica 26 novembre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se fa piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate, abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri parenti, rapporto con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i trasferimenti, i viaggi, lo sport, lo studio, ogni aspetto che sia per te di rilievo, richiedendomi un consulto personalizzato in privato, sempre a seconda delle modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online, on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di entrare in possesso appunto di queste tecniche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, diciamo giornata particolarmente importante ancora per i segni di terra, in particolare per il segno del toro, nel cui segno si trova la luna se appartiene alla seconda e all'ultima decade. Quindi giornata di tempo libero da dedicare veramente al pieno appagamento di tutto ciò che può essere veramente positivo, tangibile, toccabile con mano. Perché no? Anche la buona tavola che può essere veramente più che mai al centro dell'attenzione nella tua giornata di tempo libero di oggi. Buona questa presenza della luna anche per i nati la seconda e ultima decade del segno del Capricorno e del segno della Vergine, con altrettanto spiccata questa tendenza veramente a cercare questo appagamento più che mai fisico, un po' in tutte le situazioni di tempo libero che, ripeto, la giornata potrebbe offrire. Viceversa, la luna potrebbe risultare ancora un po' fastidiosa per i nati la seconda e ultima decade del contrapposto segno dello Scorpione, nonché per i nati la seconda e ultima decade del segno del Leone e del segno dell'Acquario. Buona viceversa la ripresa per i nati la prima decade di questi tre segni, ripeto, Scorpione, Leone e Acquario, appunto con questo graduale allontanamento della Luna. Per quanto riguarda le altre posizioni planetarie, sempre di assoluto rilievo questo Sole autunnale presente nel segno del Sagittario si fa sentire marcatamente per i nati la prima decade del segno, così come Marte, quindi con questo senso, perché no, di oggi, di attitudine, di attrattiva anche verso la possibilità di una gita anche di lunga distanza o di breve distanza, questo senso di desiderare il movimento, questo senso veramente di attrattiva per delle mete che possono essere anche lontane da quei territori abituali. Ottimale non soltanto per i Sagittari, ma anche per i nati la prima decade del segno dell'Ariete e del segno del Leone. Viceversa, un po' sfasante, un po' decentrante per quanto riguarda il tenore generale per i nati la prima decade del contrapposto segno dei Gemelli, nonché per i nati la prima decade di Vergine e Pesci. Anche per quanto riguarda la concentrazione nei momenti di tempo libero, questa possibilità di scambiare delle idee con questo senso di realismo, con questo senso di aderenza alla realtà, buona la possibilità per appunto i nati l'ultima decade del segno del Sagittario, nonché dell'Ariete e del Leone. Viceversa, questo Mercurio potrebbe ancora risultare un po' sfasante per quanto riguarda la concentrazione, questo necessario realismo appunto per i nati l'ultima decade del altrettanto mentale Mercurio, nonché per i Gemelli, nonché per i nati l'ultima decade del segno della Vergine e del segno dei Pesci.
pesci. Ancora facilitazione per quanto riguarda l'armonizzazione dei rapporti interpersonali con chi ti ama, con chi ti vuole bene, se appartiene alla seconda decade della bilancia, nonché di gemelli e acquario. Qualche momento di defiance, di alterazione, questo senso quasi di obbligo in un certo qual modo di rapportarti maggiormente appunto con la persona che si rispecchia di fronte a te per i nati la seconda decade del segno dell'Ariete, del segno del Cancro e del segno del Capricorno. Sempre buona la concretizzazione anche per i nati la prima decade del segno del Toro, della Vergine e Capricorno, in quegli ambiti in cui è importante impegnarsi per ottenere magari in maniera lungimirante certi risultati concreti, anche dal punto di vista della soddisfazione, perché no, materiale. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, non mancano le opportunità che desideri di cogliere nella giornata di oggi, magari di fare delle brevi o anche più lunghe gite, particolarmente se appartieni alla prima decade. Questa spinta positiva sia del Sole che di Marte, infatti, ti spingono ad avere questo marcato senso dell'avventura ancora più spiccato rispetto al tuo standard abituale. Anche a livello mentale c'è questa prospettiva di grande vedute, se appartieni all'ultima decade, che ti consente veramente di pianificare con entusiasmo determinati progetti appunto nella giornata di tempo libero con cui riesci a coinvolgere le persone che ti sono vicine. Non mancano comunque nemmeno opportunità, se appartieni alla seconda e l'ultima decade, magari di dedicarti a certi hobby, a certi passatempi che, quasi in contrapposizione con questa energia focosa che abbiamo appena descritto, ti consente magari di essere anche maggiormente, parola strana per te, paziente e costante nei tuoi intenti, con questo senso veramente di avere un'obiettività e un obiettivo anche magari un po' più sulla distanza rispetto a quella tua attitudine normale di voler ottenere, per così dire, tutto e subito. Buona ripresa per quanto riguarda i rapporti interpersonali, se appartiene alla prima decade, ancora buoni equilibri per i nati l'ultima, una Venere ancora un po' alterante potrebbe farsi sentire nelle relazioni più di rilievo se appartiene alla seconda decade. Per te, costante, coerente Toro, ancora una giornata nell'insieme decisamente positiva e stimolante, specie se appartiene alla seconda e l'ultima decade, quindi questo desiderio più che mai di ricercare appagamento in tutto ciò che può stimolare in un certo qual modo i tuoi sensi, particolarmente quella gola che magari spesse volte si fa sentire, quest'oggi ancora di più, specie appunto se appartiene alla seconda e l'ultima decade, quindi ricerca di appagamento, giornata di fisicità che appunto ti consente di vivere questi possibili momenti di tempo libero con grosse soddisfazioni. Per quanto riguarda l'armonizzazione nei rapporti con le persone cui maggiormente tieni, sempre positiva questa influenza planetaria di Venere che ti consente veramente di addivenire a certi accordi, a certi punti di vista che possono accomunarvi ancora più del solito con maggiore facilità. Anche per quanto riguarda i tuoi possibili hobby, momenti che puoi dedicare nel tempo libero a certe costruzioni, certe realizzazioni, positiva la costante presenza di Giove nel tuo segno se appartiene alla prima decade, benché rallentato nel suo retrocedere nella volta celeste, ti conferisce ancora in maniera più marcata questo senso di costruttività, questo senso di estremo realismo che appunto non manchi di estrinsecare anche nei momenti magari più rilassati come quelli di oggi. Proseguiamo con te, frizzante e intelligente Gemelli, ancora buona ripresa per quanto riguarda il tuo umore, a meno se appartiene alla seconda e l'ultima decade, con questo sostegno della Luna che continua a consentirti in un certo qual modo di ritrovare una sorta di stabilità, una sorta anche di positivo appagamento proprio da tutte quelle basi certe, tangibili, misurabili che puoi incontrare nella giornata di oggi. Questo riesce veramente a giovarti in un senso positivo, in un periodo, anche nella giornata di oggi, in cui altre energie planetarie risultano ancora non troppo favorevoli, particolarmente se appartiene alla prima decade per quanto riguarda il tuo tenore generale e la tua capacità di scelta, di movimento, considerate appunto questa presenza del Sole e di Marte ancora un po' fastidiosi. Per quanto riguarda la tua dialettica, il modo di pensare, il modo di esprimere le tue prospettive, anche nei momenti di tempo libero, di scambi di idee con le persone amiche, c'è questa presenza magari un po' fastidiosa
cosa che potrebbe risultare un po' disequilibrante la tua obiettività se appartiene all'ultima decada, appunto il Mercurio che ti governa, che appunto potrebbe farsi sentire in questo senso. Buona la ripresa da questo punto di vista, viceversa già per i nati la prima e anche per la seconda decade. Per te sensibile ed emotivo Cancro, momenti di tempo libero da vivere veramente con grosse soddisfazioni, più che mai tangibili, più che mai concrete, questo senso veramente di sicurezza che riesce ad appagarti, particolarmente se appartiene alla seconda e l'ultima decade. Infatti questa luna che ti governa si fa sentire in questo senso, consentendoti veramente di toccare con mano e con senso veramente di estremo realismo determinate situazioni, determinati contesti che riescono veramente a farti sentire appagata e appagato. Per quanto riguarda l'attitudine al distacco, per così dire, da alcune certezze, certi punti di sicurezza, quest'oggi altre energie planetarie potrebbero viceversa indurti anche ad allargare certe tue prospettive in maniera magari un po' insolita per te. Con questo senso magari anche fisico di distacco, di allontanamento da quelle basi sicure, da quei luoghi noti, per appunto gettare uno sguardo con un senso di curiosità appunto su contesti, situazioni e luoghi che ancora non conosci. Per quanto riguarda la capacità di trovare dei punti d'accordo con coloro che sono maggiormente importanti per te, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, buona ripresa per i nati la prima decade, ancora buoni equilibri per i nati l'ultima, si fa sentire ancora questa presenza venusiana fastidiosa se appartiene alla seconda decade. Andiamo avanti con te maestoso e carismatico Leone, graduale ripresa per quanto riguarda il tuo umore, almeno se appartiene alla prima decade, viceversa se appartiene alla seconda e l'ultima. Anche nei momenti più rilassati di oggi potresti risultare così un pochino burbera e burbero rispetto al tuo standard abituale, nulla di particolarmente rilevante, questa presenza lunare risulta sempre molto rapida, ma appunto anche quest'oggi il tuo umore appunto potrebbe risultare non proprio al top, appunto soprattutto se appartiene, ripeto, alla seconda e all'ultima decade. Ci pensano però altre energie planetarie a ristabilire questa sorta di buon equilibrio, un buon slancio, una buona carica, un buon desiderio veramente di gettarti alle spalle i luoghi abituali, questo senso d'avventura, questo senso di desiderio di movimento, specie se appartiene alla prima decade grazie a questo sole autunnale positivo nonché alla contemporanea e sinergica presenza di Marte. Anche nella tua espressività mentale, nelle tue prospettive, nella tua condivisione, nella tua socievolezza positiva, la presenza di Mercurio si appartiene all'ultima decade, che ti consente veramente di coinvolgere già a parole le persone che ti sono vicine con certe prospettive che risultano più che mai entusiastiche e appaganti in un senso più che mai positivo. Buona l'armonia nei rapporti più importanti con chi ti ama, con l'eventuale partner, la possibilità di partire con un nuovo rapporto facilitato se appartiene alla seconda decade. Per te metodica e razionale Vergine, momenti altalenanti si profilano anche nella giornata di oggi, c'è questo favore della luna che almeno si fa sentire se appartiene alla seconda e l'ultima decade, che ti consente veramente di sentirti ben stabile e costruttiva su certe posizioni, con questo senso veramente anche di ricerca e ritrovamento, di appagamento che non può che farti piacere, in un momento in cui altre energie planetarie potrebbero un po' smorzare il tuo buon centramento e la tua concentrazione, specificatamente se appartiene la prima decade, si fa sentire infatti questa contemporanea presenza sia del Sole che di Marte, che proprio in quei momenti in cui magari nel momento libero potresti ipotizzare anche di fare delle scelte diverse, di muoverti, potrebbero portarti in direzioni che non sono quelle auspicate. Anche a livello mentale potrebbe farsi sentire in questo senso, se appartiene all'ultima decade, la presenza del Mercurio che ti governa, in grado di impedirti, per così dire, di avere quel senso lineare, quella costruttività, quel senso realistico in un momento ti caratterizza, nulla di particolarmente rilevante, però appunto potresti risultare ancora non così realisticamente legato alla realtà che ti circonda, potresti magari sopravvalutare alcune situazioni e sopravvalutarne alcune altre. Andiamo avanti con te estetica e creativa Bilancia, energie in campo sicuramente molto propizie, ti consentono veramente di trascorrere una giornata tutt'altro che noiosa, in un senso anche molto concreto, molto dinamico per così dire. Particolarmente se appartiene alla prima decade non è esclusa la tua attitudine che possa emergere nel invitarti a muoverti in un senso specificamente fisico, con questo senso di attrattiva per il viaggio, per lo spostamento, per la meta da raggiungere, questo senso
senso della gita vissuta con spensieratezza, con ottimismo, con gaiezza e condivisione con le persone che ti sono vicine. Non mancano momenti di autentica condivisione, molto serena, molto pacata, molto accattivante, se appartiene alla seconda decade, grazie alla costante presenza di Venere nel tuo segno, che veramente risulta protettiva e garante di queste relazioni per te importanti, che possono essere date vissute veramente con grande serenità. Anche a livello di dialettica riesce a essere più che mai coinvolgente, se appartiene all'ultima decade, con questa presenza di Mercurio che ti consente veramente di vedere le situazioni dalla prospettiva migliore, per così dire, cogliendone appunto tutti gli effetti positivi e anche sapendoli condividere con le persone che ti sono maggiormente vicine. Per te strategico e inconscio Scorpione, graduale ripresa per quanto riguarda il tuo buon umore, se appartiene alla prima decade, viceversa per i nati la seconda e l'ultima, anche nei momenti di tempo libero di oggi potresti risultare, non dico un po' burbero e burbero, ma sicuramente non così centrato e centrata a livello umorale, una cosa molto temporanea, però appunto potrebbe farsi sentire nella giornata di oggi questo effetto lunare. Decisamente migliore le influenze degli altri pianeti più importanti, il luminare innanzitutto, il sole, se appartiene alla prima decade, è in grado di stimolare un maggior senso di fiducia da parte tua, insieme anche quel Marte, tuo vice governatore, sempre se appartiene alla prima decade, che ti dà questa spinta giusta, maggiore, più aperta, più così schietta rispetto al consueto, quel modo magari riservato, prudente che ti caratterizza, con questo senso veramente velatamente più ottimista di fare le tue scelte e di dinamicamente muoverti. Anche a livello mentale, nel modo di esprimere i tuoi punti di vista, se appartiene all'ultima decade, si fa sentire questa positività di Mercurio che ti consente veramente di scrollarti di dosso certi scetticismi, certe perplessità, per veramente seguire il flusso con maggior fiducia. Buona armonizzazione, sempre favorita per i nati la seconda decade nei rapporti maggiormente importanti a livello affettivo. Andiamo avanti con te, ottimista e avventuroso Sagittario, giornata decisamente ottimale, ancora con energie in campo che ti offrono tutta la loro spinta in una giornata che sembra veramente cucita appositamente per te. Giornata positiva per quanto riguarda le opportunità di spostamento, quelle gite di breve distanza o quei viaggi più impegnativi, soprattutto se appartiene alla prima decade, questa prerogativa che ti viene conferita dal Sole, da Marte propizi, si fa sentire appunto marcatamente se appartiene alla prima decade, con questo desiderio veramente di distaccarsi da quei panorami abituali. Potrebbe viceversa anche risultare magari su un piano più interiore che non esteriore, ma veramente questo desiderio di andare oltre, verso l'altro, verso tutto ciò che magari non appartiene a quei mondi abituali che sei abituato a vivere. Per quanto riguarda anche l'aspetto dialettico e mentale, si fa analogamente sentire questo tipo di attitudine su un piano più astratto, più concettuale, se appartiene all'ultima decade, grazie alla costante presenza di Mercurio appunto nel tuo segno. Buona sempre l'armonizzazione nei rapporti con coloro a cui maggiormente tieni, con chi ti ama, con l'eventuale partner, con la possibilità di partire fin dal principio con grande armonia in un nuovo rapporto se appartiene alla seconda decade, grazie a questa costante presenza e protezione di Venere. Per te pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata dei connotati un po' altalenanti. Buona la presenza della Luna, si fa sentire se appartiene alla seconda e l'ultima decade, quindi ottimo umore, possibilità nel tempo libero che hai a disposizione veramente di trovare tutto l'appagamento che desideri da parte di quelle situazioni, di quei contesti che nel corso della settimana ti sei impegnato duramente a realizzare. Quindi un momento di relax, questo momento magari di distacco da quella routine magari un po' nel goderti appunto questo meritato positivo e concreto riposo. Non mancano però, se desideri, anche delle opportunità di distaccarti da quei luoghi abituali, specie se appartiene alla prima decade, con questo senso veramente di curiosità verso delle mete che potrebbero appunto portarti a smuoverti magari anche da quel senso di prudenza che normalmente ti caratterizza. Soltanto per quanto riguarda la vita più intima e personale, c'è una buona ripresa se appartiene alla prima decade, ancora un buon equilibrio se appartiene all'ultima, viceversa questo senso magari di collocazione un po' snob nei confronti di chi ti ama, di chi ti vuole bene, potrebbe emergere se appartiene alla seconda decade, considerata appunto questa presenza di Venere in grado ancora di alterare questo tipo di relazioni.
Proseguiamo con te, frizzante e anticonformista acquario, graduale ripresa per quanto riguarda il tuo umore, almeno se appartiene alla prima decade, viceversa per i nati la seconda e l'ultima, potrebbe farsi sentire a livello umorale, a livello emotivo, ancora questa presenza fastidiosa della luna, quindi una sorta di rigidità potrebbe caratterizzarti quest'oggi. Quindi di fronte delle opportunità che potrebbero indubbiamente presentarti, sì, di dinamismo, di muoverti anche rispetto a quegli ambiti abituali in cui normalmente ti trovi, potresti reagire magari emotivamente con questo senso, non dico di pigrizia, però magari di scarsa partecipazione, quasi di radicamento così non sensato verso certi punti che magari non sono neanche così gradevoli per te. Quindi è una giornata un po' contraddittoria in cui comunque almeno il Sole e Marte, se appartiene alla prima decade, ti consentono di avere quello slancio appunto aggiuntivo che appunto abbiamo visto magari l'energia lunare di questi giorni potrebbe averti sottratto. Buona armonizzazione favorita se appartieni nella seconda decade nei rapporti con chi ti ama, con chi ti vuole bene, con l'eventuale partner, con la possibilità veramente di fluire nell'ambito di questi rapporti con una facilità di intesa veramente quasi disarmante. Concludiamo con te, fantasioso e profondo pesci, il rimanere ben arroccato su certe posizioni potrebbe risultare quest'oggi non così negativo quanto sembrerebbe, soprattutto se appartiene alla seconda e l'ultima decade. Questa presenza lunare positiva a livello emotivo ti consente infatti di trovare con facilità dei punti fermi che risultano veramente una sorta quasi di porto sicuro nella tua giornata, in un momento in cui altre energie planetarie potrebbero indurti a non essere così aderente alla realtà, con questo senso di obiettività un po' carente, particolarmente se appartiene alla prima decade, con questo Sole un po' fastidioso, nonché di Marte, che proprio nelle scelte più concrete, nelle valutazioni più dinamiche, appunto potrebbe farti incorrere, non dico in certe cantonate, ma appunto non in risposte, in contesti che appunto corrispondono alle tue aspettative iniziali. Anche a livello mentale continua a farsi sentire questa presenza un po' fastidiosa di Mercurio, se appartiene all'ultima decade, con una concentrazione leggermente ribasso, è una tendenza da parte tua ad esprimere certi contesti e certi concetti non con quel realismo oppure con quel senso fantasioso accattivante che normalmente riesce a caratterizzarti. Buona capacità anche di dare forma a certi progetti nei momenti di tempo libero e di hobby, sempre se appartiene alla prima decade. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove. Come di consueto ti ricordo, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale e poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, perché no, metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri familiari, rapporto con gli amici, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, gli spostamenti, i traslochi, i viaggi, lo sport, lo studio, ogni aspetto che sia per te di rilievo, richiedetemi un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni.
meditazione per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di far tue queste tecniche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!